reality. Cause that the girl I'm need and I cry for every day without apology. But them the right way, that's my policy. Sean the ball alongside Beyonce. Now you man say this, I don't see yet. Big 30 yeah. Siamo arrivati allo schieramento della categoria G5, vediamo i ragazzi che si stanno preparando e concentrando per affrontare i 15 giri in programma per loro. Alla conclusione del primo giro il gruppo ancora compatto occupa tutta la sede stradale. Questo significa che la velocità non è elevata. Vediamo però il primo attacco della giornata, è un atleta della Monte Clarence che lo propone. È ora un atleta della Ronco a promuovere una nuova iniziativa. Dietro di lui la Mazzano pilota il gruppo nella rimonta. In testa ora la Monte Clarence, che guida il gruppo molto allungato, segno che la velocità è notevolmente aumentata. Sono ora due atleti della Valle Camonica a fare l'andatura. Siamo a metà gara e ancora la Monte Clarence a provarci con Tognoli. Dietro di lui il gruppo è ancora molto folto e agguerrito. Sono nuovamente gli atleti della Mazzano che quest'oggi stanno veramente facendo una bella corsa a dettare il ritmo. Oggi non c'è proprio tregua, ancora un attacco ed è la Ronco ora a promuoverlo. Dietro di lui il gruppo è pilotato da Spring Edi, Mazzano, Edile e Soprazocco. E Tognoli della Monte Clarence che spunta dalla curva con qualche metro di vantaggio. È un atleta della Mazzano che conduce l'inseguimento. Vediamo infatti che si sta formando un gruppetto di una decina di unità in testa. Puntano sul viale d'arrivo, sono in 9 a giocarsi la vittoria. La spunta Scalvini Michele della Spring Edi che precede Marek Tko Jakub della Soprazocco, terzo Rossini Lorenzo della Spring Edi, quarto Sautini Luca della Mazzano, quinto Tognoli Nicola della Monte Clarence. Ancora la Monte Clarence con Boldrini Gloria vince la classifica femminile.